Allo scadere del decreto di Natale, valido fino al 6 gennaio, tornerà il regime delle fasce regionali che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull'andamento del contagio. La Toscana tornerà in zona gialla. La rassicurazione arriva dal Ministero della Salute, anche se sono i dati i primi a parlare. A questo riguardo è attesa la riunione della cabina di regia per il monitoraggio regionale che verifica i dati epidemiologici sulla base dei 21 parametri. Subito dopo il governo prenderà le sue decisioni. Intanto è lenta la decrescita della curva del contagio, ma con l'RT in aumento e il tasso di positività al 14,1% ancora in crescita. Con questi dati una parte del paese, allo scadere del decreto di Natale, potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione. Qualcosa potrebbe cambiare anche sui parametri di valutazione. Dopo una richiesta da parte delle regioni avanzata attraverso un documento, potrebbero venire ufficializzate alcune modifiche che influirebbero sui 21 indicatori per stabilire l'assegnazione delle regioni nelle varie fasce. Tra questi un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigeni e molecolari effettuati, che potrebbe poi influire sul tasso di positività. Ad essere rivalutate potrebbero essere anche la definizione dei casi e le strategie di esecuzione dei test. Riguardo all'altro tema caldo delle scuole, queste dovrebbero riaprire ovunque con il 50% di presenze massime consentite almeno fino al 15 gennaio, dopo il lavoro svolto dalle varie prefetture nei tavoli di coordinamento scuola-trasporti. Gli stadi saranno ancora chiusi, ma c'è qualche spiraglio per la ripresa dello sci nella seconda metà di gennaio, dopo la richiesta delle regioni di una riapertura degli impianti esclusivamente nelle zone gialle dal 18 del mese. Resta invariato il ricorso allo smart working in gran parte delle aziende, in particolare negli uffici statali. Cominceranno in ordine sparso anche i saldi invernali. Il coprifuoco resta fissato alle ore 22. Nelle sole zone gialle, ristoranti e bar potranno servire ai tavoli fino alle ore 18. Piscine, palestre, cinema e teatri resteranno chiusi per ora. A riaprire invece potrebbero essere mostre e musei con entrate contingentate.